tutti i fagottisti per questa considerazione. Signore e signori, e anche voi bambini, benvenuti. Benvenuti alla seconda edizione del concerto dedicato a Daniele. Daniele Galaverna, fagottista di Parma. Fagottista che è cresciuto qui, che ha imparato la musica qui, che ha suonato il fagotto come tutti noi, che è stato anche sempre il nostro insegnante. Devo dire qui non solo di musica e di fagotto, ma anche di vita, con la sua grande umiltà. Io oserei dire anche tenerezza, una persona estremamente tenera e estremamente sensibile, come il nostro strumento. Daniele è sempre nei nostri cuori e noi lo ricordiamo attraverso i suoni dei nostri fagotti. Questa canzone non è suonata da chi l'ha incontrato personalmente nella vita, chi ha suonato con lui in orchestra, chi ha lavorato nell'ambito pedagogico con lui, ma è suonata e anche direi dedicata alla nuova generazione di fagottisti. Alcuni non hanno nemmeno incontrato Daniele, ma Daniele è nel nostro cuore, quindi nel cuore di tutti noi. Quindi il contatto c'è e lui è diventato l'angelo custode dell'anno scorso ed è qui con noi. Lo ricordiamo con i suoni dei giovani che sono il nostro futuro. E sono sicuro che Daniele, con la sua umiltà, la sua modestia, lascerebbe esattamente questo spazio che noi intendiamo fare alla nuova generazione, alle nuove leve del fagotto. Lascerebbe questo spazio, dando magari un consiglio, ma dando tantissima energia, la sua energia, l'amore per la musica, dimostrando il suo amore per la musica. Grazie di essere venuti tutti. Abbiamo deciso di accorciare leggermente il programma. Il concerto al Santo Sepolcro, questa opera sacra di Antonio Vivaldi, abbiamo deciso di suonarlo non interamente. Di questo brano suoneremo solo il primo movimento, perché volevamo finire con un movimento lento. E abbiamo pensato anche di farlo perché volevamo essere anche sinceri con il poco tempo che avevamo per preparare questo concerto. Tutti i fagottisti qui presenti sono sopraggiunti da, diciamo, da diverse parti anche dell'Europa. Molti lavorano all'estero e sono riusciti a liberarsi, però il tempo di preparazione è stato, come voi potete immaginare, abbastanza poco, quindi ce la metteremo tutta e pensiamo a Daniele e, ripeto, a Angelo Custode nei nostri cuori e passiamo un momento con lui e con questa magnifica musica di Antonio Vivaldi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.